Innovazione e ammodernamento in agricoltura grazie ai fondi del PNRR. Le novità nel servizio. Rossana Paolillo. Da 47 milioni e 600 mila euro circa la dotazione finanziaria assegnata alla Regione Puglia per la realizzazione della sottomisura per l'ammodernamento delle macchine agricole. Si tratta di fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per favorire l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione e l'utilizzo di tecnologie di agricoltura 4.0, nonché l'ammodernamento del parco automezzi al fine di ridurre le emissioni. Tra le finalità del bando, ottenere migliori risultati ambientali, aumentare la resilienza climatica e ridurre e ottimizzare l'utilizzo dei fattori produttivi. Beneficiari dell'avviso pubblicato nei giorni scorsi sul bollettino ufficiale della Regione Puglia sono le micro, piccole e medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni e le micro, piccole e medie imprese agromeccaniche. Le richieste di accesso al portale SIAN e l'abilitazione e la compilazione delle domande di sostegno dovranno pervenire entro e non oltre il 28 febbraio prossimo, mentre il termine ultimo di acquisizione delle domande di sostegno è fissato alla data del 31 marzo 2024. È stato prorogato invece il termine di acquisizione delle domande di sostegno relative al bando per l'ammodernamento dei frantoi oleari. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha infatti firmato il decreto che modifica il cronoprogramma originario. Si tratta di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.3, Innovazione e Meccanizzazione del settore agricolo e alimentare, erogati al fine di migliorare la sostenibilità del processo di trasformazione dell'olio extravergine di oliva. La dotazione finanziaria attribuita alla Regione per la realizzazione della sottomisura ammonta a quasi 27 milioni e mezzo di euro. Un'opportunità importante per i frantoi pugliesi in termini di ammodernamento e di realizzazione di impianti di ultima generazione per tutelare la qualità dell'oro verde di Puglia.